A Villetta LOL, nella puntata precedente, la Kansas burattina ha convinto Brillalice ad annusare il profumo che era stato regalato a Punk, da Punk Boy a Lollina, ma che poi era stato preso dalla cattivona burattinaia e riempito di una sostanza burattinizzante. Quindi Brillalice e Kansas, la Kansas quella particolare, si erano incamminati verso il covo della cattivona. Molto importante da dire, tenetelo in mente nella storia, che la Kansas burattina è convinta che lei sia Alice, mentre invece è Brillalice. Quindi mi raccomando, questa cosa nella storia sarà molto molto importante. Nel frattempo a Villetta LOL sono rimaste Lollina e Brillollina. Lollina ha rischiato seriamente di annusare quel profumo, ma poi è stata distratta da Brillollina per cercare lo zaino. E si sono accorte di una stranezza nella Kansas, ossia prima l'hanno vista vestita, poi l'hanno vista in body, poi di nuovo vestita, poi in body, capelli che cambiano, capelli che non cambiano, insomma qui c'è bisogno di un agente segreto, ed è arrivata Soul Babe, pronta per indagare. E quindi eccoci alla nuova puntata della Mission Impossible, buona visione! Ragazzi, tutto quello che mi state raccontando è anomalo, è veramente strano ed è assolutamente un mistero da risolvere. Sei convinta di aver visto i capelli cambiare a Kansas? Ma certo che sono convinta! Oltre a cambiare colore, addirittura aveva il vestito. E Kansas invece continua a dire che non l'ha trovato, che non ce l'ha. Senti Kansas, ti posso chiedere un favore? Certo. Dovresti venire con me. Ti va di farti vedere da due esperte? Molto volentieri. Dobbiamo andare. Ho due amiche che potrebbero fare al caso nostro. Dobbiamo far analizzare i suoi capelli e capire qualcosa in più. Dai, andiamo ragazzi. Ok. Dove? È con noi, al centro commerciale. Hanno detto il centro commerciale? Soul Baby, noi ti seguiamo, ma ti sembra il momento adatto per fare shopping? Ma che shopping? Dovete venire con me. C'è un negozio che ha dentro due lavoranti che ci possono aiutare. Venite con me, non temete. E dov'è? Lontano? No, bisogna superare la boutique e dopo lo troviamo. Dai ragazze, forza, che il tempo stringe, ci sono dei rapiti, dei rapimenti, dei cattivoni. Muovetevi. Ragazze, siamo arrivate. Ma il parrucchiere! Esatto, dobbiamo entrare qui dentro. Venite, ci daranno una mano. Ma ti sembra il momento di fare la messa in piega? Dai, dai, venite con me, ci devono dare una consulenza sul tuo cambio di colore. Ma che mi vuoi far fare i colpi di sole? Ma no, dai! Entriamo. Ciao, ragazze! È permesso? Ah, entra pure! Sono cappellona! Ecco, ecco, entra pure! Ma che gli ha detto? Boh. Ma sei sicura che andare dal parrucchiere sarà la cosa giusta? E che ne so. Però Soul Babe è molto brava, l'altra volta ci ha aiutato tantissimo, quindi probabilmente sa cose che noi non sappiamo, quindi fidiamoci. Andiamo con lei, dai, dai, andiamo. Ok. Erano appena entrate nel negozio di parrucchieri delle LOL e le due proprietarie erano due LOL un po', insomma, variopinte, diciamo un po' eccentriche, insomma, si notavano abbastanza per la loro capigliatura un po' pecorella, un po' ricciolone, insomma, erano, sì. E avevano anche un'altra particolarità, che adesso scoprirete. Ragazzi, benvenute! Come va? Come va, ragazzi? Come state? Come va? Molto bene. Senti, dovete farvi i capelli, dovete pettinarvi, dovete tagliarvi i capelli, dovete fare qualcosa, che dovete fare? Che dovete fare? Veramente noi, ragazze? Dici Soul Babe? Sono capelloni anche loro. Parola d'ordine. Ah, allora stanno insieme a te? Sì, ragazze, tranquille. Bene, possiamo uscire allo scoperto. Ma che sta succedendo? Succede questo. Io sono Lola, agente segreto LOL. E io sono Baby, agente segreto LOL. Che succede, ragazza? Dici tutto sul Babe. Che sta accadendo? Ragazze, ho delle notizie molto, molto inquietanti. Tirati su.
Dai, ecco. Soul Baby, ma che cosa sta succedendo? Tranquilla, Lollina. Loro sono agenti segreti, anche loro, insieme a me. Siamo una squadra molto, molto forte. Wow! E scusami, ma per quale motivo quelle parrucche, quelle cose? Perché siamo sotto copertura! E quindi quelle parrucche ci servono per mantenere l'anonimato e quindi noi gestiamo questo negozio, ma siamo agenti segreti. E vuoi sapere il motivo? Ah, sono curiosissima. Qualcuno ha rapito il nostro gatto. Siamo sulla pista giusta da molto tempo, ma è difficilissimo, perché ci deve essere qualche cattivone o cattivona che l'ha portato via per sempre, ma noi non possiamo perderlo di vista. Gli vogliamo troppo bene, è il nostro amicino, dobbiamo assolutamente salvarlo. Ma è sparito un gatto anche qui! Veramente? Sì, è sparito Miao! E quindi i gatti rapiti sono due! Ecco, capisci? Ecco, noi siamo venute qui però per un altro motivo. Vedete lei, Kansas? Sì, certo, dici. Praticamente, Lollina l'ha avvistata, cioè l'ha vista, passare prima e dice che i suoi capelli cambiavano colore. Cioè aveva una ciocca di capelli più chiara. Potreste darle una guardatina, insomma, con un occhio tricologico. Voi siete delle esperte, quindi sicuramente saprete. Ah, certo, ovviamente. Kansas? Sì, vai un attimo al lavandino del lavaggio. Ok. E come farete a capire se cambia colore o non cambia colore? Avete dei mezzi particolari, delle cose segrete, della tecnologia all'avanguardia? Sì, guarda, per capirlo la bagneremo con l'acqua calda e con l'acqua fredda. Ah, ma veramente? Certo, non sai? Le lollo con l'acqua calda e fredda e cambiano colore. Ah, guarda, non l'avevo mai sentito. Hai visto? Sappiamo un sacco di cose. Ah! Ma la risata è vera? Mi sa di sì. Oh, mamma mia. Ma cade sempre? Mi sa di sì. Ma dove siamo capitati? Ho completato il lavaggio. E allora? E allora? E allora? Niente, non cambia colore. No, mannaggia. E quindi, Lollina, ci sono due Kansas. Perché dai, non è possibile, lei non cambia, quindi quella che avete visto voi è sicuramente un'altra Kansas. Ti pareva normale? No, decisamente no. Sembrava imbambolata. Probabilmente è sotto effetto di qualche incantesimo, di qualche potere oscuro o qualcosa. Dobbiamo cercare di capire assolutamente chi è e soprattutto chi l'ha resa così. Bene, torniamo a Villetta Lolla, assolutamente. Ragazze, grazie mille, poi vi faccio sapere assolutamente per le altre cose. E Lollina, ricordati, se torni qui, devi dire sono Capellona. Questa è la parola d'ordine per farle capire che sei tu. Vabbè, ma mi hanno conosciuta adesso. Sì, ma lo so, ma hai visto? È pieno di cloni, di sduplicazioni, di LOL che sembrano altre. Quindi mi raccomando, sempre la parola d'ordine per entrare qua dentro. Ok, tornate quando vi serve e quando volete. Se avete informazioni sui gatti, mi raccomando, fateci sapere. E non so che altro dovevo dire. Ah sì, certo. Niente, questa è fatta così. Ah, poi Alice è svampita, appunto. Dai, Kansas, torniamo a casa. Ma adesso? Ma io volevo farmi fare i colpi di sole. Lascia perdere, andiamo. Ecco, ti pareva? Mai niente. Già non cambio, poi neanche i colpi di sole. Muoviti. Ok. Nel frattempo, a Villetta LOL, Brillolina era rimasta di guardia al profumo, ma a un certo punto non poteva fare a meno di... No, ma mi scappa troppo, non ce la faccio più. Vabbè, questo tanto è nascosto qui, ma chi lo vede? Io devo andare in bagno, devo proprio andare in bagno. Toporagno, esci dal water. Sì, grazie. Devo fare la pipì. Toporagno, vai via. Ok. Oh. Ma poco dopo... Tipiti, scatolina cuore rosa, tipiti. Tipiti, apriamo? Apriamo! Profumo, tipiti! Annusiamolo! Andiamo dalla nuova padrona. Ti seguo. Ah, mamma mia, quanta dovevo farne, ma... Perché è aperta questa scatola?
Oh, è successo qualcosa? Mi sa che speriamo che non l'abbiano usato nessuno. Oh, e adesso che faccio? Eccoci, siamo tornati. Ah, Sol Baby, è successo un disastro. Che cosa è successo? Sono andata un 5 secondi al bagno e sono tornata e questo era aperto. Ho paura che qualcuno lo abbia annusato. Oh, ancora? E come facciamo a capirlo? Non lo so, non ho idea. Mamma mia, questa storia sta diventando... Togliamo di mezzo quel coso perché è troppo pericoloso. Basta, lo dobbiamo chiudere a chiave da qualche parte perché è veramente... Pericoloso, l'ho già detto? Ma che sta succedendo, Brillo? Guarda, mi sa che è successo un pasticcio. Qualcuno ha aperto il profumo e l'hanno usato. Ma chi sarà stato? Non lo so. Ragazzi! Cosa c'è, Br? Hai trovato il gatto? No! Sono sparite 5 Lil dall'asilol. Ecco. Mi sa che abbiamo capito chi ha respirato il profumo. Cioè? Temo che siano state portate nello stesso posto dove sta il gatto. Quindi non si è perso? No, è un rapimento. Qui c'è un rapitore seriale. C'è qualcuno che sta cercando di portarci via tutte le LOL. Oh, siamo sotto assedio. Siamo in pericolo. Siamo molto in pericolo. Evidentemente c'è qualcuno che vuole il nostro mondo, il nostro regno, il nostro villaggio, la nostra casetta, tutte le nostre storie. C'è qualcosa di molto, molto... Brrr, misterioso. Come facciamo? C'è Sol Baby che ci aiuterà. Vero, Sol Baby? Sì, non vi preoccupate. Allora, io innanzitutto toglierei quel coso lì pericoloso da mezzo. Sì, infatti, togliamolo una volta per tutte questo profumo perché è solo pericoloso. E poi tocca capire come trovare il covo di questa cattivona. Non ho idea. Forse ho un'idea. Davvero, Sol Baby? Sì. E allora diccelo. Ve lo dico nella prossima puntata. Oh! Sì, ragazzi, la storia continua. La cattivona è ormai palese che ci sia e ha rapito, miau, ha rapito il gattino delle due agenti segrete parrucchiere pazzerelle, ha rapito anche 5 Lil e ha rapito anche Brillalice. Qui bisogna assolutamente trovare chi è. Continuate a seguire la Mission Impossible perché questa storia misteriosa è la più bella del mondo! Sì ragazzi, qui al centro cliccate il fiore di Babù per entrare in questo canale e iscrivervi e diventare a far parte dei tipi team, ma diventare tipitini a tutti gli effetti. Qui intorno vedete un altro po' di video da vedere dopo il video di ieri e anche tutta la playlist di questa storia bellissima. Un bacio a tutti quanti, ciao! Ciao!